E bello tutti ragazzi, io sono CD17 e oggi ti do il benissimo episodio di Fortnite. Sarà editato sempre dal nostro caro amico editor. E ragazzi, è arrivata la versione di 7.20 dopo qualche giorno fa. Se non avete giocato forte qualche giorno fa e quindi non sapete che c'è l'elemento, arrivato subito. Entriamo nella parte importante. Il campione del mondo Buga è il nuovo arrivo della serie Icon. Il video. The two most impactful E moments invece, I've proprio ever had niente. in my career. The 2019 Fortnite World. And today I got my own Icon Series outfit. There are three variants of my outfit. This looks exactly like me. They got the joggers on, the shoes, the hair, everything is perfect. They got the World Cup variant, which is super cool. Alright, I'm spinning around real quick and look at the back. Wow, it looks just like the World Cup trophy. My dog, Zoe, in the trophy. Zoe's Sì, è looking un cute in cane, the trophy. però c'è cioè, My pickaxe Bugan is sarà, cioè, fielded. come faccio? Zoe Anche has se to in take inglese the però mi sono photo back. simpatico, cioè, non so This is ballo. an emote. This is really funny. This is how it goes. Even after World Cup, I did this dance on the stage. I actually can't wait to get in the game and play with this. This is so sweet. Really cool thing is Buga's late game. It is the first Ecco, kind nuovo of gameplay, all-out game Buga Late mode. Game, in arena, It is trios, a tre start off, setti. the third zone, set materials, weapons, loadouts. You're getting into that action, that World Cup experience for players all around. I used to dream of the day that I would get my own Icon Series outfit. Now that it's here, I'm super excited with how this turned out. This is really cool, and I hope everyone likes it. Arena dal 20 al 28 luglio, torno terzetti. Comunque, a parte questo, cominciamo con Buga entra a far parte della serie Icon. Il set serie Icon di Buga sarà disponibile sul negozio oggetti a partire dal 21 luglio 2021 alle 2 ora italiana. Buga fa il suo ingresso con una nuova map competitiva, Late Game di Buga. Vedete la prova? In questa modalità arena per qualificarti a un torneo di un solo giorno con premi in denaro. Poi. È una questione di gomiti, i set Buga in dettaglio. Poco dopo l'arrivo del late game di Buga, il costume Buga farà la sua comparsa nei negozi oggetti insieme agli altri oggetti del suo set. Mettila in spalla il trofeo della Fortnite World Cup con all'interno il suo amato Carlino Zoe con il tuo decorativo trofeo di Zoe. Coniugati al massimo con le lame di Buga e metti in gioco i gomiti con le emote, ma anche sì, l'emote quella che si vede qua. Oltre allo stile predefinito, il costume Buga offre anche lo stile Buga Elite, identificato e lo stile Buga campione del mondo, il suo abbigliamento per la vittoria dopo aver vinto la Coppa del Mondo. Oh, adesso parla dell'arena. Arena, torneo Elite Game di Buga. Dal 20 al 28 luglio l'arena Late Game di Buga mette i giocatori nel bel mezzo della competizione di Fortnite. Con il tuo terzetto ti lancerai sull'isola mentre la tempesta si sta già avvicinando. Abbiamo collaborato con Buga per realizzare nove inventari unici raggruppati in tre equipaggiamenti squadra. A ciascun terzetto verrà assegnato uno di questi equipaggiamenti in modo casuale. In modo casuale, ok? Quindi anche se non siete in coppia, ma vi può mettere in modo casuale. Questa qui è una cosa che per chi vuole vedere chi è più forte tra voi due, potete incontrarvi se avete fortuna andando in finale. Mentre giochi in arena, Late Game di Buga potrai guadagnare hype unico per questa modalità. Giocatori che otterranno almeno 1500 hype prima del torneo Late Game di Buga del 28 luglio potranno partecipare. Quindi, in questa versione delle Late Game di Buga, i giocatori qualificati gareggeranno contro altri nella loro regione per una quota del montepremi di 100.000 dollari. Comunque, qua ragazzi, ho detto Late Game di Buga di Fortnite dal 28 luglio e è per qualificarsi, quindi è 23, 24, 25, 26, 27, 28, 5 giorni
per qualificarsi. Poi, lo stesso giorno, il 28 luglio, c'è l'Arena, che è un torneo terzettico. Si svolgerà in due round il 28 luglio. Ciascuno dei due round durerà 2 ore, con un massimo di 10 partite ciascuna. I giocatori devono avere. Ho saltato questa parentesi. I giocatori devono avere le 2FA sul loro account Epic per partecipare. Per tutti i dettagli, vi invito a partire ufficiale del regolamento ufficiale dell'azione di Late Game di Buga. Divento un campione e in questo evento competitivo. Passando al prossimo, l'aggiornamento della modalità cattiva versione 17.20 porta il nuovo proiettile, atterramento non mortale e veicolo disco volante. Poi altre cose importanti sono aggiornamento versione 17.20 della battaglia reale di Fortnite, rete di Buga più slot oggetti preferiti, questo è importante. 27.21 La guerra fra alieni e Oi non dà segno di esaurirsi. Le uova parassite dilagano le squadre sul campo dell'Oi. Continuano a mobilitarsi e nuove invenzioni attendono solo di essere scoperte. Vi incoraggiamo a tenere gli occhi aperti. Il tasso di alieni e Oi sull'isola è alle stelle. Mari. Non è importante. Ah, che c'è di nuovo nella battaglia reale di Fortnite della versione 17.20? Nuova modalità e torneo Late Game di Buga. La modalità Arena Late Game di Buga, già 3000 volte, sarà presto disponibile nella schermata di selezione delle playlist, introdotta con i festeggiamenti per gli ingressi di Buga nella serie Icon. Questa modalità lancia i giocatori nel cuore della modalità competizione di Fortnite. Ecco i dettagli. Con il suo tracciato ti lancerai sull'isola mentre la tempesta si sta già avvicinando. Abbiamo co collaborato con Buga per realizzare 9 inventari unici, equipaggiati in 3 equipaggiamenti squadra. Alla seconda accetta verrà assegnato uno di questi equipaggiamenti squadra in modo casuale. Mentre giochi nell'arena potrai guadagnare hype unico per questa modalità. I giocatori che otterranno almeno 1500 hype prima del torneo Late Game di Buga dal 28 luglio potranno partecipare al torneo. Nella versione del torneo di Late Game di Buga, i giocatori qualificati gareggeranno contro altri nella loro regione per una quota del monte premi di 100.000 dollari. Per sapere di più, leggi il nostro post di blog sulla serie Icon di Buga, che è quello che vi avevo detto prima, se non sbaglio. Nuova impostazione, slot, oggetti preferiti. Per chi ama delle armi, può farlo. Prendi il controllo del tuo equipaggiamento con le nuove preferenze degli slot oggetti preferiti, situati nella scheda gioco del menu impostazioni. Gli slot oggetti preferiti ti permettono di indicare quale spazio di inventario vuoi che un'arma o un altro tipo di oggetto occupi quando viene raccolto. La configurazione attiva è 1. Fucile d'assalto, 2. Fucile pesante, 3. Non assegnato, 4. Non assegnato, 5. Consumabile, puoi riorganizzare secondo il tuo stile di gioco. Vuoi fucile di precisione nello slot 3? Prima configura e imposta lo slot sul tipo di arma che preferisci. La prossima volta che raccoglierai un fucile di precisione verrà assegnato al terzo spazio di inventario e al terzo tasto rapido. Gli oggetti simili rispetteranno gli slot oggetti preferiti, anche se lo slot è occupato assegnando allo slot oggetto di abilità maggiore. Ad esempio, se raccogli un fucile a pompa epico, sostituirà quello comune che hai già, anche se hai assegnato a quello slot qualcos'altro. Ad esempio, le bende. Lo slot dei preferiti rimarrà attivo solo finché avrai almeno uno slot di inventario vuoto e l'impostazione ordinamento automatico dei consumabili a destra resterà attiva normalmente insieme alle preferenze. Poi, arcobaleno reale è qui, dal team di Fortnite, sempre questo stato di aggiornamento. Sul boost da battaglia sempre posto per tutti, questa settimana festeggeremo con la community LGBTQIA+ di Fortnite. Questa settimana scopri tutte le novità in gioco e non solo con il debutto del comune reale. Esprimiti in libertà con degli oggetti gratuiti, colorati. Disponibili questa settimana nel negozio oggetti, i giocatori potranno sostenere la diversità su Fortnite con tantissimi oggetti gratis, tra cui 4 spray arcobaleno reale. Cuore sgraggiante, lama sgraggiante, bughi sgraggiante e stella sgraggiante. Poi un'altra cosa che è gratis, copertura solo ai arcobaleni. E l'ultima cosa importante, emote, un bell'inchino. E poi, inoltre, per questa settimana abbiamo aggiunto una bandiera
Arcobaleno utilizzabile nella modalità di Fortnite. Radio Love i ZL, direttamente da Rocket League. Ecco, chi ha Rocket League scarichi Fortnite perché è per forza. Direttamente da Rocket League arrivano alcuni brani selezionati nella playlist Love is LLV del mese scorso con artisti LGBTQIA+ in primo piano che saranno riprodotti in battaglia reale in tempo della Copa Reale. Tra i prodotti ci saranno Rhythmbot, Big Freddia, Platium. Beh. Chi ha Fortnite, chi Rocket League, può aver sentiti. Quindi non leggo l'inglese perché non so leggerlo. Poi Radio Underground, tre nuove playlist. E Power Play, tre nuove playlist. Come per la Coppa Reale, i festeggiamenti inizieranno oggi e continueranno fino al 28 luglio alle 2 ora italiana. Oh, Notte dei Corti 2. Note dei corti 2, guarda corti web sul grande schermo del parte reale di Fortnite 27/21, sempre ieri nell'aggiornamento c'è tutto. Dal team di Fortnite è tornata la notte dei corti, questa volta si seguite i vostri amici in parte reale per una serie di cortometraggi animati online, opera di creatori emergenti. Incluso tra i cortometraggi c'è il nuovo capitolo della popolare serie Gilded Guy. L'evento inizia venerdì 23 luglio. Alle 20 ore italiana, se non riuscite ad arrivare in tempo per la prima, i cortometraggi continueranno la rotazione fino al 25. Tutto anime manga, per chi ama gli anime barra manga guardateli pure, che tu vedi Gilded Guy, questo qua che ti ho visto, questo simile a Scooby-Doo. Guarda che bello, tutto con la questo mi piace molto. Poi, programmazione parte reale. Quest'ultima notte dei corti include una varietà di corti comici, ritmati e richiede azione. Il programma include due corti della saga tutta azione di Gilded Guy, incluso l'anteprima mondiale del nuovo episodio Gilded Guy Gets Up. La durata dei cortometraggi è di circa 40 minuti e la serie si ripeterà ininterrottamente per 48 ore. Sentitevi liberi di saltare de dentro in qualsiasi momento. Ok, sì. Se non avete ben visitato parte reale, leggete la nostra guida per raggiungere il grande schermo. Leggetevela voi che è meglio. I giocatori avranno anche la possibilità di guardare la notte dei corti 2 nella normale modalità battaglia reale tramite Picture in Picture. Questa è disponibile in certi momenti e accessibile attraverso le impostazioni. Poi Guild Guard Bad Gilded Guy è ora nel negozio oggetti di Fortnite. Per festeggiare la prima Gilded Guy Gets Up in Notte dei Corti 2, Gilded Guy si unisce alla lotta sul riserva di Fortnite, pronto a combattere come sempre. Gilded Guy sarà disponibile sul negozio oggetti di Fortnite a partire dal 23 luglio alle 2 ore italiana, insieme all'orso decorativo mantello frusciante e al piccone pacca pacchetto stellare. Sottotitoli e creazione di contenuti. Quando un corto contiene dialoghi potete guardarlo con sottotitoli nella tua lingua preferita. Se volete guardare i corti con sottotitoli ricordate di attivare nelle impostazioni audio. Inoltre un avviso per applicatori di contenuti, proprio come in un cinema, non è permesso registrare i corti durante l'evento. Invece inviate ai fan a guardarli in diretta nel gioco, qualsiasi trasmissione in streaming o VOD di questi film. Verrà rimossa secondo la protezione dei contenuti. Speriamo che vi divertirete guardando i corti sul grande schermo. Per segnare questo evento di parte reale sul calendario, andate su forte.com/partyroyale. Ci vediamo alla seconda notte dei corti. Comunque, io come sempre ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto mi raccomando ragazzi lasciate un bel pezzo, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Come tutti i posti si può, mi raccomando, seguite su Instagram, chiocciola, cd17-y-official. E ragazzi, muah,
Immaginare il vostro, ci direte tutto. Bene, ragazzi, ciao.